Eccoci bambini, è l'ora di entrare in questo teatro, nel teatro Garage, e curiosare dietro le quinte, prima dello spettacolo più pauroso dell'anno. Benvenuti al nostro spettacolo Fantasmi Online! Ma che cos'è questo scherzo? Racconta la mia storia, ma chi è stato? È stato mica qualcuno di voi? Ah, sei stato tu? Mamma mia, vabbè. Allora, siete pronti a fare questo tour? Allora seguitemi, vediamo cosa fanno gli attori, eh? Venite. Seguitemi. Ci siete ancora? Dai, dai che andiamo a curiosare. Dai, 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 non vi distraete. Seguitemi, seguitemi. Siete pronti? Entriamo! La scena è tutta pronta! Bene! Dai, venite! Andiamo dietro ai camerini! Ascoltate! Venite! Questa è la regia, vedete? Da qua si vede tutto. Dammi un rosso, Fabri! Venite! Non distraetevi! Curiosiamo cosa fanno! Fabri, sì, però voglio mascherarmi anch'io! Siete mascherati tutti! Ma no, non serve! Voglio truccarmi anch'io! Ma no! Un arancione ce l'hai! Va bene, ma ho solo il nero, ma a te non serve! Ma come non serve? Andiamo! Ragazzi! Ragazzi, scusate se vi disturbo, siete pronti? Quasi, sì. Allora, ragazzi, i bambini sono già... Ebbene, stiamo iniziando, andiamo. Dai! Oh, presto, allora, andiamo! Dai! Aspettate. Ci siete? Vai! Bene, inizia la scena, io accendo la mia lampada e ci vediamo al teatro. Sparire! Con il magico rimedio smacchiatore Pinkerton! Eppure riapparsa! Non preoccuparti, vedrai che con altre due o tre spruzzatine dello smacchiatore andrà via! Vado a prenderlo di là! Vai a prenderlo, Edmondo! Edmondo! Virginia, lo smacchiatore Pinkerton! Il suo solito disordine, Edmondo! Dove l'hai messo? Lo smacchiatore. Forse sarà allora... ho capito, Virginia. È inchiostro simpatico. Inchiostro
Simpatico? Ah, sì, Virginia, inchiostro simpatico. E tu mondo, ma cosa dici? Vuol dire che va via da solo. Va via da solo? Stupido, sì. Ma guarda, tu... Se è tornato sarà inchiostro. Vai avanti, antipatico. Vai avanti, vai vado avanti, avanti. Vado avanti. Sì, non ti preoccupare. Sì. Certo, adesso dovremmo sentire il rumore strisciante di catene. Lo sentite, bambino? Oh, mamma. Non avere... No. Non avere paura, Virginia. No? No, con me al tuo fianco, no. Nessuno potrà farti del male. Uomo... Edmondo, non avevi detto che con te al tuo fianco io non dovevo avere paura? Sì, più precisamente ho detto... Con me al tuo fianco? Sì. Nessuno potrà sì. farti del male, sì. uomo o fantasma che sì. sia! Ho detto fantasma! Sì, anche a me sembrava di aver sentito dire fantasma! 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 E allora? E quanto dobbiamo aspettare? Basta così, basta, stop! Ma si può sapere dove finire? Ti ho dato l'attacco 1000 volte! Sarà in camerino. Ah, in camerino, magari in bagno. Bagno? Però, sì, in bagno, però il tempo di farci stupidi scherzi lo trova. Come nasconderci lo smacchiatore, farci sparire altre cose, e poi questa storia del copione. Ma si può sapere. Poi quando tocca a lui, puff, sparisce come un vero fantasma. E adesso che facciamo? Adesso che facciamo? Chiediamo ai bambini. Vedi che qualcuno è già mascherato? Vedi che... No, non sono in platea, bambini, non ci sono. Oggi ci sono i teatri chiusi. Sono tutti là, al di là della telecamera. Fai ciao, bambini. Ciao, bambini. Ciao, bambini. Siete mascherati. Chi di voi vuole fare il fantasma di Canterbury? No. Ora, in questo spettacolo... Ma no, queste cose... Guarda, sono mostri, zucche. Sì, mostri, zucche, mummie, vedo anche... La sposa cadavere. Sì, sì, ma queste cose... Scheletri. Bravi, bambini. Non le possiamo fare queste cose con il teatro online. Queste cose vanno fatte col teatro in presenza, come dovrebbe essere. E va bene, Gmongio. Il fantasma lo farò io. Passa il copione su. Passa il copione. Ma... Anche qui racconta la mia storia. Questi scherzi? Sarai mica tu! No, l'ho trovato così, quando l'ho preso lì. Guarda, io un'idea ce l'avrei su chi può essere a fare questi scherzi. Quello che non arriva! Ascoltami. Sì. Qualcuno sta cercando di sabotare questo spettacolo e io non so chi sia. Virginia? Fantasma. Non è che li ha semplicemente dimenticati, vero? No, mi li ha derubati! E sembra la sua scusa.
Non sa mai quando entrare. Non soltanto quello. E cosa ti avrà preso? Mi vergogno. Lo posso dire? Sì, dillo, sì, dillo. Lo dico. Dillo. Cosa? Le mutande! Il prossimo spettacolo, titolo, il fantasma smutandato. Non è possibile che tra l'armatore e mutande non ce l'avevi addosso le mutande? Ma sono mutande. È un fantasma che ruba le mutande. Sì, e un'altra cosa vi dico. E anche loro ridono. Sentite questa. E il copione. Vogliamo parlare del copione? Cosa ti è successo al copione? Era tutto pasticciato. Guardate qua, guardate qua, guardate qua. Anche il suo. Anche il nostro. Anche il nostro, ma... Allora non eri tu. Non sei stato. Ma non eravate voi. Ma, scusate, ma... Oh. Ma chi è? Ma voi lo sapete chi è? Fantastico. Inizia a avere un po' di... Ma no, è che il problema, l'unica cosa che fa paura qui è che siamo ad Halloween e i bambini rimarranno senza spettacolo. No. Senza spettacolo, ci credo. È uno spettacolo online, non si può online. Fare... teatro online, sì, no? Si può fare. E quindi... E quindi raccontiamo qualcos'altro. Raccontiamo qualcos'altro. Dai, è qualcosa, facciamo... Ce l'ho! Dai, sì, sì! Vai in mezzo! Tanto lo sanno anche loro. Sì, dai, racconta! È la storia che noi conosciamo benissimo. Ah, che va troppo bene per i bambini. Oh, sì, dai, dite la verità. Oh, fantastico! Il fantasma! Fantasma della vita! Il fantasma, formaggino. No, si parla di bambini, il fantasma, formaggino. Quello del panino! No! No, il titolo del nostro spettacolo è Fantasmi a teatro, no? Fantasmi spalmati nel panino. Edmondo, scusa se ti interrompo, ma il titolo adesso è Fantasmi online. Comunque non spalmati nel panino. Online. Panino. Online. Spalmati. Non sono spalmati nel panino. Però io lo spalmo. Ce l'hai? Sì. Si ritiri, era tutta la storia. Ce l'ho. Venite. Allora, notte, Inghilterra. Un tetro maniero isolato. L'ospite di questo castello viene avvisato dalla padrona di casa che nella camera dove dormirà c'è un fantasma. Ma l'ospite ne ride, non ci crede. Ma entrato in camera si sente perennemente agitato. Allora guarda dappertutto, guarda dentro gli armadi, guarda sotto il letto, guarda nelle cassapanche. Non c'è nessuno. Spegne tutte le candele tranne una. Tira le tende, si mette a letto, si tira le coperte fino al letto. Nella stanza non c'è alcun rumore, c'è solo lui. Non si ode alcun fruscio. Allora soffia sulla candela. E nel buio più profondo sente una voce. Una voce che dice solo una cosa. Ma tanto basta a tenerlo sveglio con gli occhi spalancati per tutta la notte. Perché quella voce che arriva dal buio nella stanza dove è da solo. Cosa dice quella voce? Dice: siamo ben chiusi a chiave. Sì. Mamma, che storia, vai! Basta, è finita! Ma come è finita? È finita, la storia è finita! Ma dai, smettila, non può essere finita una storia così! Questo si tira sulle coperte, siamo ben chiusi! Senta la voce, è finita! Ora siamo ben chiusi! A voi è piaciuta, vero bambini? Ma dai, diteglielo un po'! Oh. No, sì! È... Noi vogliamo una storia vera! Noi vogliamo una storia vera! Una storia vera! Ce l'hai tu una storia vera? Io lì per lì così, ora non mi giunge, non mi so giungere! Non c'ero. E tu ce l'hai una storia vera? Io non so che dire, ma... Ehi! Guardate qua! Racconta la mia storia! Ancora! Anche lì? La mia storia! Ma chi è? Ancora! Chi è? Ma voi lo sapete? Ma chi può essere? Cosa si credono questi fantasmi? Sì. Credo di aver capito. Venite. Ci sono storie che non vanno dimenticate. Ci sono storie che devono essere raccontate. Ci sono storie che devono essere svelate.
Ci sono storie che possono essere raccontate online. Ci sono storie che per essere raccontate hanno bisogno del teatro. Esatto, quindi noi vi aspettiamo qui quando riapriranno tutti i teatri. Vi aspettiamo qui in questo bellissimo teatro, Teatro Garage, via Paggi 43B di Genova. Sì. Per potervi raccontare questa misteriosissima storia. Perché il teatro, solo con voi, prende vita! Buon Halloween! Buon Halloween! Ciao bambini! Ciao! Ciao, a presto!